Morlacchi, corsia 2, lassù in alto. Tempo. Errore tecnico. Gli atleti che scendono dai blocchi. Questo carica gli atleti. Questa volta tutto valido, buona partenza di Federico dai blocchi. Prima frazione a rana. Delfino. Delfino. Per lui la frazione delfino non è assolutamente un problema, in quanto lui proprio nasce come delfinista. L'importante è non esagerare in questa frazione, proprio perché servono le energie anche per i tre stili successivi. Morlacchi secondo in questo momento con Kalina davanti. Vediamo chi tocca per primo, 50, Kalina leggermente più avanti, infatti vedete 0,14 su Morlacchi e 20,020 su Hall. Dorso. Kalina è dotato anche di una statura, di un fisico che lo aiuta molto, quindi solo il braccio risulta essere almeno una decina di centimetri più lungo di quelli di Federico. Comunque Federico marcia benissimo anche a dorso e prende in questo momento il comando della gara. In questo mondiale a dorso non l'abbiamo visto, però è uno stile che ha molto allenato quest'anno, perché gli piace molto, si diverte e poi parliamo di un atleta veramente eclettico. James Crisp, l'inglese, tocca per primo alla virata dei 100 metri, Morlacchi secondo, Kalina terzo e adesso eccoci sì a rana. E rana è decisiva. La rana potrebbe fare la differenza, vediamo. Infatti Federico di nuovo davanti rispetto a Crisp, con Kalina leggermente più avanti rispetto a lui. Kalina, Morlacchi, Crisp al momento. Sicuramente si stanno guardando e si temono, perché sono avversari che si conoscono bene. Vediamo cosa riusciremo a vedere negli ultimi metri della rana e poi con la virata e poi lo sprint dello stile libero. Kalina va alla virata leggermente in vantaggio. Morlacchi secondo, tocca in questo momento e vira via adesso Federico. Andiamo, 1,64 da recuperare. Come vedi la frazione crawl, Federica? Sicuro. La frazione crawl la vedo fortissima, con la testa sotto, senza andare in cerca degli avversari. Mi sembra molto alta la frequenza di Federico. E con la rimonta sua tipica. Sta recuperando infatti, frequenza altissima per Federico, che si avvicina vuole a Kalina. Lo vuole e lo vogliamo tutti noi, lo stiamo spingendo, stiamo soffiando, stiamo tirando sott'acqua per lui. Passa avanti in questo momento Federico Morlacchi, ultimi metri per lui, arriva l'oro di Federico Morlacchi, ancora un oro per l'Italia, il secondo consecutivo dopo quello di Ariola Trimi. Kalina in seconda posizione, Tot, l'ungherese, per il bronzo. Chiudiamo questa volta sì davvero alla grande festa tricolore, grande Federico Morlacchi. Oh, finalmente un Federico soddisfatto, guardalo. Finalmente quando sale sulla corsia è soddisfatto. Tutti gli argenti, eccolo finalmente sul gradino più alto del podio. Federico Morlacchi ci non regala. Non ci crede, ancora non ci crede. Grandissima soddisfazione. Sta vediamo il tempo. I risultati sul tabellone, ancora infatti, non ci crede. Vediamo il tempo anche finale di Federico, autore di una grandissima reazione negli ultimi 50 metri, che aveva affrontato con oltre un secondo e mezzo di ritardo rispetto a Kalina alla virata. Ecco la sua gioia, che è quella di tutti noi che per tutta questa settimana abbiamo seguito queste gare aspettando gli exploit che sono arrivati fin dall'inizio, poi ci hanno fatto un po' aspettare, un po' attendere fino a questa ultima giornata davvero ricca di gloria. Federico Morlacchi, medaglia d'oro dei 200 misti SM9. Ora è il tempo di vedere i tempi e poi chiuderemo il nostro collegamento. Questa intanto è la gara femminile che partirà tra poco. Vediamo se compaiono almeno sul sito internet ufficiale della manifestazione dei tempi. Eccoli qua, 2:17:76, migliore il primato italiano. È pure record italiano. Federico sì. Morlacchi, secondo posto per Kalina, 62 centesimi, poi Tamás Tot staccato a 3:70. Federica, allora al momento dei saluti direi che possiamo archiviare davvero con grandissima gioia questi mondiali che prima ancora di Federico già ci avevano fatto salire al momento storico più alto per quanto riguardava il numero di medaglie. Quest'oro nobilita ulteriormente la missione italiana con un 13° posto nel medagliere. Sì, un 13 che porta veramente bene, un numero stupendo. La doppietta d'oro di oggi
è emozionante perché arriva da due atleti che veramente se li meritano, hanno lavorato duramente per arrivare a questi successi. Allora è il momento dei ringraziamenti intanto a Federica Fornasero, allenatrice dello staff della Nazionale, per una settimana davvero molto intensa. Grazie Federica. E grazie a Marco Fantasia, grazie a questi spazi interessantissimi che abbiamo avuto qui alla RAI. Grazie naturalmente anche alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, alla sua detta stampa Giada Lorusso e naturalmente anche a tutti i tecnici dell'OS di Saxa Rubra che per tutta la settimana insieme a noi si sono prodigati per mandare in onda nel modo migliore questi campionati davvero così appassionanti che tante soddisfazioni ci hanno dato. Da Marco Fantasia davvero un grazie soprattutto a voi per gli ottimi ascolti che ci avete regalato. Gli appuntamenti sono sempre ovviamente per i prossimi appuntamenti con lo sport paralimpico che sono sempre e solo su Rai Sport. Buon proseguimento di serata a tutti.